Dopo un comico di spessore, torniamo al grande romanzo italiano, Boccia San Giuliano. Siamo arrivati al capitolo delle chat. Delle chat, come dice lui. San Giuliano, Boccia, le chat private e la presunta gravidanza. Sta diventando tipo un posto al sole, sì, però più bello. Chat tanto private che San Giu aveva paura che le pubblicasse lei. È così. Le ha pubblicate lui. Che uomo sorprendente. Vabbè, diciamo che, come forse i più attenti di noi sospettavano, lei, la Boccia, pare di quelle che porta un filo rosso. Ma una punta! Lui, leggendo le chat, entra a far parte del club Servi della Gleba Planetaria. Schiavi della ghiandola mammaria, club di cui facciamo parte tutti noi. Tutti. Secondo queste chat, Gennaro ha preso le botte, si è fatto rubare la fede nuziale, si è fatto prendere anche il telefono e forse lo hanno spiato con un troia. Sì, la poesia finiva: se mi infili una scopa nel culo, ti ramazzo la stanza. Ecco, a noi diceva. Piace ricordare che stiamo parlando di un uomo dello Stato, cioè di un ministro che era protetto dai servizi segreti, che girava con una scorta, anzi girerà ancora con una scorta. E che si fa sfregiare la testa a Sanremo da una a cui dopo dice, fregnando, comunque ho sbagliato io. E a noi, ragazzi, è avuto un po' bombolo. A questo punto manca